La Banca della Provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente. Buonasera, mentre la politica italiana sta con difficoltà cercando di risolvere almeno parte dei suoi problemi, si sta allargando il gap fra la situazione finanziaria e quella economica del nostro paese, che nel primo comparto sta comportandosi direi abbastanza bene nonostante tutto, mentre invece sta peggiorando la situazione dell'economia reale, anche se questo in un contesto internazionale, come vedremo, alimentate dalla grossa liquidità dei mercati e dalla ricerca di interessi accettabili e comunque nell'ambito di un rischio sopportabile. Sono le aste dei titoli del debito pubblico italiano, stanno andando bene in questo mese nodale come aprile 2013, nel quale il Tesoro dovrà collocare 46 miliardi di titoli del debito pubblico, l'abbiamo già detto altre volte. Ottimo successo avuto nel frattempo, ma era anche abbastanza prevedibile in base alle precedenti esperienze, l'asta dei BTP Italia indicizzati alla inflazione italiana. Sono stati collocati 17 miliardi di titoli venduti a retail e anche ad investitori professionali, con una chiusura addirittura fatta due giorni prima della data stabilita per evitare un accentramento di scadenze nel 2017. Questi titoli sono quadriennali. La flessione dei tassi ha consentito di consolidare lo spread attorno ai 300 punti base, lo spread, sapete, il differenziale fra i BTP Italia a 10 anni ed gli analoghi bond tedeschi sul mercato secondario. 300 punti base che sono stati anche delle volte sforati in senso di miglioramento sotto questa soglia, che comunque è abbastanza accettabile data la situazione. Sì, praticamente 3 punti in più dei titoli tedeschi dovranno essere pagati, sono pagati gli interessi sui titoli italiani. Un aiuto queste aste lo hanno avuto sicuramente dal cedimento, corretto però nel finale di settimana, delle quotazioni dell'oro dopo la decisione della banca cipriota di alienare una parte delle proprie riserve aurifere e per necessità di finanza, e quindi con il rischio nei mercati che magari altre banche centrali di paesi in difficoltà possono ricorrere alla stessa operazione. Sul piano invece economico la situazione sta appesantendosi sempre di più, questo ripeto a livello mondiale, infatti questa situazione che si sta rabbugliando ancora di più del necessario deriva dalla correzione fatta al ribasso di tutte le previsioni da parte del Fondo Monetario Internazionale sulla situazione economica 2013 e su quella 2014. Tutto al ribasso ad esclusione delle economie dei paesi emergenti ed ad esclusione dell'economia giapponese. La crescita economica a livello mondiale non sarà più del 3,5% inizialmente previsto dal Fondo Monetario Internazionale, ma del 3,3%. A livello di Eurozona la decrescita, perché stiamo parlando di decrescita, si allargherà dal previsto meno 0,1%, quindi praticamente zero, ad un più significativo meno 0,3%. Si salva praticamente solo la Germania con un più 0,4%, che poi non è certo un indice brillantissimo. A livello nazionale l'Italia è seguita solo come maglia nera dalla Spagna. L'Italia avrà, secondo il Fondo Monetario Internazionale, una flessione del proprio PIL di meno 1,5% contro il previsto meno 1%, ed all'orizzonte, ma abbastanza lontano, si profila un pallido, peraltro più 0,5%
1,5% per il 2014. Ma quello che preoccupa ancor più è il fatto che è andato in crisi anche l'export, che aveva invece ottenuto un'ottima performance l'anno scorso. L'andamento tendenziale, il raffronto tendenziale fra il dato dell'export complessivo italiano febbraio 2013 e febbraio 2012, questo raffronto evidenzia un peggioramento del meno 2,8%, causato soprattutto dal cedimento netto delle esportazioni nei paesi dell'Unione Europea, meno 6,6%. Pensate che la Germania ha accusato, cliente principale dell'Italia, dei prodotti italiani, ha accusato un meno 10% di importazioni italiane. Questo meno 6,6% a livello europeo non è compensato da invece un buon risultato di superiore al 2% per quello che riguarda le esportazioni nei paesi extraeuropei. Chi compra il Made in Italy, oltre ai paesi dell'OPEC, oltre alla Russia, soprattutto gli Stati Uniti d'America e il Giappone. Ecco, se andiamo a vedere, sono quei due paesi che stanno fra tutti, che stanno attuando con maggiore decisione una politica monetaria molto espansiva, e questo forse è un dato su cui ragionare. Ma sentiamo adesso, collegandoci velocemente con il mio amico il dottor Francesco Locci dalla sala operativa della Banca della Provincia di Macerata, com'è andata questa settimana di borsa, iniziata piuttosto male, conclusa abbastanza bene, mi sembra. Buonasera Enrico. Ciao. Sì, dicevi bene, chiusura di settimana frizzante, azionario ed obbligazionario sostenuti quest'oggi in tutta Europa, ed in particolar modo nell'europeriferia, potremmo dire. Milano svetta in termini di performance tra i listini azionari europei, con un FTSE MIB che in serata fa registrare un rialzo di oltre 2 punti percentuali. Buono anche lo spread BTP Bund, che rientra sotto quota 300, segnando un minimo di giornata di 294 punti base, quindi diciamo che rientra il rendimento del decennale al di sotto della soglia critica, ed un FTSE MIB che ormai traccia un consistente rialzo. Per quanto riguarda invece il cambio euro-dollaro, come la settimana scorsa, si attesta intorno a 1,30 dollari contro un euro. Quindi nulla di nuovo sotto il cielo. No. Grazie Francesco. A voi. Ed ora concludiamo con una presenza graditissima, quella nelle interviste della nostra Stefania Rossetti, dei rappresentanti di una assoluta eccellenza dell'economia maceratese, ma diciamo dell'economia italiana, la Clementoni, famosa, celebre nel mondo per i giocattoli e soprattutto per i giocattoli intelligenti, costituita, nata 50 anni fa ad opera del compianto Mario Clementoni, che io ricordo ancora con nostalgia, e il cui figlio è stato recentemente, il dottor Giovanni Clementoni, è stato recentemente nominato presidente della Confindustria di Macerata, quindi una tradizione familiare che prosegue. Sarà il dottor Copparo, il direttore finanziario della Clementoni, ad illustrare la realtà, questa splendida realtà, alla nostra, ripeto, Stefania Rossetti. Grazie, buonasera. Quando si parla di economia locale si fa spesso riferimento al settore della calzatura, a quello dell'enogastronomia, ma c'è un'industria recanati che ben rappresenta il particolarissimo mercato dei giocattoli. Stiamo parlando della Clementoni, l'azienda fondata 50 anni fa da Mario Clementoni, il cui marchio nel corso del tempo è diventato sinonimo di creatività e passione. Licenziataria di brand come Disney, Spider-Man, Hello Kitty, Barbie, oggi Clementoni è tra i primi produttori sul mercato italiano ed europeo, con una leadership consolidata nel mondo dei giochi educativi. Nonostante la congiuntura, nello scorso anno l'azienda ha incrementato il proprio fatturato con 140 milioni di euro e un più 5% rispetto al 2011.
L'azienda da quando è stata fondata è sempre cresciuta, in tutti i vari anni ha potuto incrementare il suo fatturato e quindi lo sviluppo anche delle sue attività produttive e quindi ha potuto portare nel territorio, riversare nel territorio una certa quantità di reddito e di benessere che ci riempie d'orgoglio. Il settore in cui operate è un settore particolare, ce lo può descrivere? È un settore che è molto meno soggetto a picchi sia in senso positivo che in senso negativo. Questo ha fatto sì che anche in un periodo di crisi come quello che stiamo attualmente vivendo ne abbiamo risentito un po' meno. Quindi in questo senso siamo stati fortunati, anche se non siamo stati indenni. In Spagna, in Italia, in Portogallo, in Inghilterra i mercati del giocattolo hanno avuto una flessione sia nel 2012 che nel 2011. Attualmente Clementoni conta filiali commerciali in Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Polonia, Regno Unito e una filiale operativa ad Hong Kong. A Recanati, nello stabilimento di 35.000 metri quadrati, si producono in numero di pezzi circa il 60% della produzione totale. In particolare vengono realizzati tutti i prodotti con componentistica di carta e cartone, come ad esempio i Sapientino o i Puzzle, ma anche i classici cubi per bambini. L'azienda conta 450 dipendenti e 0 ore di cassa integrazione. Occupiamo oltre 300 operai, in maniera stabile e nei periodi di picco, perché il settore del giocattolo è molto stagionale, voi potete ben individuare il motivo, tutti comprano i giocattoli a Natale fondamentalmente, quindi in quel periodo di picco che è più o meno il secondo semestre dell'anno, noi assumiamo altri 100-150 lavoratori stagionali, o meglio, li abbiamo assunti nel passato, speriamo che questo continui anche nel futuro. Per quanto riguarda i rapporti con le banche, molti lamentano questa stretta creditizia, lei che cosa ne pensa? Ma guardi, io lavoro quotidianamente a contatto con gli istituti di credito, sia di medio e lungo termine che di breve termine, e devo dire che non solo sono stati in qualche modo causa e scatenante di una situazione come quella che stiamo vivendo dal 2008, dal settembre 2008, ma purtroppo non contribuiscono affatto a migliorarla, nel senso che quando c'è bisogno, dove c'è bisogno, gli istituti di credito purtroppo, adesso non possiamo generalizzare, però la maggior parte degli istituti di credito non hanno la volontà di aiutare gli imprenditori, non hanno la volontà di aiutare chi magari deve riscuotere crediti da altri soggetti o addirittura dallo Stato e quindi generano un loop vizioso, un circuito vizioso che praticamente porta solo danni alla salute della nostra economia. La banca della provincia di Macerata è una realtà solida, destinata a crescere e far crescere il territorio, le imprese, la gente.